Signori, grazie dell'attenzione, ma era necessario perché, vedete, l'ufologia, se abbiamo come dire, la pretesa di essere considerati, che si debba, la si debba considerare seriamente come giusto che sia, di essa fa parte anche questo, cioè lo smitizzare le sciocchezze, le falsificazioni, quello che appunto purtroppo è l'elemento dannoso. E guardate che qualche volta purtroppo anche le persone che sono dei buoni inquirenti, perché chi non lo è, per esempio, si lasciano prendere la mano, si lasciano sedurre, magari dall'immagine. Poi c'è il discorso, nemo profeta in patria, qualunque cosa che viene da un estero è sempre guardata con maggiore interesse, no? Ecco perché il buon Tim Wood, che io conosco, che per carità è una bravissima persona, però c'è cascato dentro con tutte le scarpe, questo è quanto. Quindi, dovuto questo riconoscimento, non solo al discorso che ha fatto Gianfranco e a questo caso, siamo arrivati alla chiusura del nostro simposio. Io dovrei fare secondi un bilancio. Il bilancio direi che è molto positivo. Mi è stato fatto notare ieri che il teatro era di colmo, è vero, e lo è ancora adesso, perché praticamente non c'è male, come vedete. Quel che conta comunque è che siamo riusciti non solo 20 anni dopo a fare un buon congresso, a presentare delle cose interessanti, importanti, a fare un gioco di squadra molto valido, ma siamo anche riusciti probabilmente a creare i presupposti per la prossima edizione, perché vi anticipo, non credo di dire nulla di particolarmente, diciamo, non dovuto, che per esempio l'ufficio filatelico di Stato di San Marino ha in corso la procedura tesa a far uscire all'inizio del 2013 una serie di fragoli sul trafono, proprio considerando i 20 anni che questo simposio ha dato finora. Quindi questo è un bel riconoscimento, ma di fatto opziona anche la prossima edizione di questo simposio, che naturalmente non sarebbe stata possibile sul piano del successo che ha avuto, così come l'ha avuto, se voi non ci aveste dato l'adesione che ci avete dato e se voi non fosse stati qui con la vostra passione e il vostro interesse. Noi vi ringraziamo, ringraziamo ancora la Repubblica di San Marino a distanza di 20 anni per avere in qualche maniera creduto in tutto questo, e vorrei, prima di chiudere, fare una considerazione finale che credo sia un atto dovuto. Questo simposio, la 20ª edizione del simposio, è stata da noi dedicata a una persona che purtroppo non è più con noi, ed è un caro amico, l'ingegner Stefano Breccia. L'ingegner Stefano Breccia purtroppo è venuto meno pochi giorni fa, purtroppo è stato stroncato da un male incurabile. È stata una persona che si è dimostrata nel tempo non solo una persona seria, un ottimo ricercatore, appassionato, disinteressato, serio, sincero, ma che ci ha insegnato non poche cose. Tra l'altro, per chi non lo conoscesse, devo ricordare che Stefano ha accettato di mettersi in gioco e di mettersi in discussione su una cosa scomodissima, di cui quasi nessuno in realtà sapeva fino a poco tempo fa, fino a qualche anno fa, il cosiddetto caso amicizia. Che cos'è il caso amicizia? Per chi non lo conoscesse, sintetizzo il concetto in breve. È la storia secondo cui nel 1956 un gruppo di presunti extraterrestri avrebbe operato sulla Terra, in Italia e in particolare in determinate zone del centro Italia, in strutture logistiche loro, sotterranee, con possibile accesso anche dal mare Adriatico, con il supporto di persone che avrebbero praticamente in qualche maniera stabilito con loro un rapporto, diciamo pure, di amicizia, non del nome. La cosa sarebbe partita nel 1956 e quindi avrebbe appena pochi anni di differenza col cosiddetto caso Lugo, che è
si è manifestato in Francia, apparentemente nel 1950, e poi in Spagna, in altri paesi ancora. Al di là di questo episodio, di questo fatto, quasi nessuno sapeva nulla. Lo sapevamo in pochissimi, non è mai stata data particolare enfasi o attenzione a questa cosa. Stefano vi ha partecipato a tutta questa faccenda, aveva le sue certezze, aveva le sue prove personali e quindi si è scritto un po' per sé un suo rapporto su tutta questa cosa. Quando un giorno gli ho fatto notare che forse era il caso di rendere noto tutto questo e quindi di rendere nota anche questa esperienza che, così come si era iniziata, negli anni 70 sarebbe anche finita con l'apparente dipartita di questi signori che venivano da fuori. Naturalmente Stefano ha detto, sì, in effetti potrebbe essere il caso. Dapprima voleva fare questa cosa in forma anonima, successivamente si è reso conto che però non avrebbe avuto grande enfasi o grande interesse per la gente questa cosa se lui non si fosse messo in gioco. Stefano Breccia non era soltanto un ingegnere elettronico, non era soltanto un alto dirigente della Telecom, ma era anche, che ha tra l'altro operato all'estero con mansioni di grande responsabilità. Sapeva il russo, è stato addirittura fatto alto degli incarichi di fiducia nell'ex Unione Sovietica per conto della Telecom. Ma era anche un professore universitario, aveva un incarico universitario all'Università dell'Aquila. Nel momento in cui è andato in pensione ha detto, vabbè, sai cosa, non me ne frega nulla, mi metto, firmo col nome e cognome questa cosa e auguri. E lo ha fatto, il resto chi si è documentato lo sa. Lui ha adesso scritto una seconda parte di questo rapporto che purtroppo uscirà postuma, perché lui purtroppo è venuto meno qualche giorno fa. Noi dobbiamo semplicemente dire questo, che questa cosa la si possa accettare o meno, la figura di Stefano Breccia per noi è fuori discussione e dal momento che in tutte le cose il gioco del testimone ha la sua importanza al di là delle prove verificabili e verificate, l'unica cosa che possiamo dire è onorare sicuramente una brava persona, una persona onesta e corretta che purtroppo se n'è andata con forse anche i suoi segreti. Quindi in nome di questo io vi chiedo un piccolo applauso per Stefano Breccia. E a questo punto, ringraziandovi ancora, chiuderei il nostro simposio con un'ultima considerazione. Per la prima volta i principali partecipanti, mi riferisco agli oratori, del congresso che fa da battistrada al congresso sugli UFO, e cioè il simposio sull'esplorazione dello spazio e della vita nel cosmo, hanno parlato tutti quanti anche al simposio sugli UFO che è seguito. Guardate che è la prima volta che questo succede e credo che questo sia un segno dei tempi, perché vuole dire che qui non c'è da parte di molti ambienti scientifici più di tanto la puzza al naso che c'era una volta, ma che tutti si stanno rendendo conto che certi problemi devono essere affrontati coralmente, rimboccandosi le maniche, ognuno dal suo punto di vista, ma onestamente per cercare e trovare soluzioni. Grazie. The speakers, please come here for the final photo. I relatori mi sono invitati a salire sul palco da qui. Thank you.
Grazie, non ce la posso. Allora, loro sono stati chiamati per forza, non sono stati.